Casa del Popolo di Caserana, alle porte di Quarrata, ha ospitato l'inaugurazione del fan club Niccolò Pacinotti, ragazzo che nel 2015 sarà sempre portacolori della Mastro Marco, sarà al secondo anno nella categoria Under 23 e la popolazione, soprattutto i tifosi, fin da quelli che l'hanno visto correre nei primissimi anni, hanno voluto fare questo fan club per dare il loro supporto a Niccolò, che già ha fatto vedere tanto negli anni fino a cui ha corso, ma ancora tanto da dare, da dimostrare al mondo del ciclismo. Presente il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, presenti tutti coloro che hanno partecipato in qualche modo alla vita sportiva di Niccolò, fin dai dirigenti, dagli accompagnatori delle prime società, fino ad arrivare agli ultimi appunto accompagnatori e tifosi, veramente in tanti alla Casa del Popolo di Caserana, dove tutti si sono attivati in modo volontario per la riuscita della serata, che ha visto numerose persone a festeggiare questo fan club di un ragazzo giovane. Per la verità è una cosa piuttosto insolita che un ragazzo così giovane abbia già un fan club, e questa è la dimostrazione che Niccolò è già entrato nel cuore dei tifosi di Quarrata, di Prato, della Toscana, e quindi in tanti si sono riuniti per dare il proprio supporto, intanto in inverno e in quella che è il periodo di preparazione alla stagione per Niccolò Pacinotti, ma sicuramente non faranno mancare il loro appoggio durante la stagione lungo le strade della Toscana e non solo. Ricordiamo, Niccolò è confermato nel gruppo sportivo Mastro Marco, così come all'esordio nella categoria degli Under 23, ha fatto già vedere qualcosa di buono nel primo anno, è chiamato a confermare, a migliorare quello che ha fatto vedere. Tanti tifosi che hanno fatto sentire il proprio supporto, il proprio calore a Niccolò, e quindi non resta che fare anche noi l'in bocca al lupo per il 2015 ed oltre a Niccolò Pacinotti, e un ringraziamento a coloro che hanno avuto quest'idea del fan club, famiglia, simpatizzanti, tifosi che non faranno mancare il proprio supporto a Niccolò durante la stagione 2015. Inaugurazione del fan club Niccolò Pacinotti. Niccolò, non puoi che essere contento della presenza di così tanti appassionati amici per questa inaugurazione? Sì, sono molto soddisfatto di tutta la gente, perché sono tantissimi a parteciparvi, e volevo ringraziare tutti, a partire da tutto lo staff che si è impegnato per organizzare questa festa, e non solo, anche ai partecipanti, perché sono tantissimi veramente. Siamo al mese di novembre, ormai Niccolò avrà iniziato il lavoro di preparazione. Spiegaci un po' a che punto sei, che lavori stai svolgendo in questo periodo. No, ho iniziato da poco i lavori in palestra, e non solo, alterno la palestra al lavoro in bici. Soprattutto in questo periodo mi piace molto le uscite in mountain bike, e a fine mese riprenderò anche la bici da strada per continuare la preparazione invernale. La preparazione quindi è già avviata, la stagione 2015 comunque ormai alle porte, rimarrai alla Mastro Marco. Quali sono i programmi, gli obiettivi, se hai qualche gara che ti è particolarmente nel cuore? Sì, abbiamo parlato poco tempo fa in un raduno della Mastro Marco. Praticamente avremo un programma molto ampio, molte corse anche internazionali. Cercheremo di partire forte per iniziare con il piede giusto la stagione e di continuare fino alla fine ottenendo il massimo. Marco Mazzanti, sindaco di Quarrata, lo ricordiamo, spettatore attivo nella notturna di un paio di anni fa, proprio tra cui vincitori c'è stato anche Niccolò, tra gli spettatori Cavendish e Finney, sempre presente quindi a queste manifestazioni. Questa sera inaugurazione del fan club Niccolò Pacinotti, quindi non resta che fare un in bocca al lupo al concittadino più o meno famoso. No, niente, ricordo molto bene anch'io la serata, tra l'altro è passato circa un anno e mezzo, quindi è stato un buon momento per Quarrata, perché il ciclismo, lo sport sano del ciclismo, è sempre un'attrattiva per tanti spettatori, per cui è stato un buon momento per Quarrata. La serata io mi auguro che sia un buon viatico per Niccolò, ha fatto un anno di Under 23, quest'anno è il secondo, ci sono tutte le premesse perché possa veramente spiccare il volo, glielo auguriamo tutti di cuore, e le tante presenze che ci sono qui questa sera significa che è molto amato, oltre che come campione di ciclismo, anche come ragazzo, per il suo carattere e il suo modo di fare. Quindi credo che tutti insieme si debba dire un forte in bocca al lupo a Niccolò per il suo futuro ciclistico.